Bene amici, ci troviamo a Montalciata, provincia di Biella, con Emanuele Guarnieri, il titolare dell'allevamento il gladiatore nero Von Maia. A microfoni spenti, Emanuele, mi raccontavi il perché si chiama così questo allevamento di Rottweiler, è giusto? Sì, esatto. Si chiama così, c'è una storia dietro, perché io in pratica 8 anni fa ho salvato una cagna dalla soppressione. Doveva essere soppressa perché questa cagna doveva essere pericolosa, cattiva e tutto. Poi alla fine, quando l'ho presa io, era una cagna docilissima. Il problema che aveva è che doveva fare un parto, perché lei soffriva faceva i parti isterici, le gravidanze isteriche. E allora abbiamo deciso di fargli fare una cucciolata, dopodiché, fatta una cucciolata, ne abbiamo continuato fino a che siamo diventati allevatori ufficiali, e questo è il mio mondo. Bene, allora andiamo a visitarlo, questo mondo. Bene, allora, okay, stai lì, Emanuele, così entriamo nel tuo allevamento. Innanzitutto sono tutti qui scodinzolanti in attesa, cani. Sì, ma loro sono abituati alle persone, quindi non ci sono grossi problemi. Bene, andiamo dentro. Allora, vediamo. Qui che abbiamo subito? Qui abbiamo la diva, insieme agli ultimi due cuccioli rimasti, che ormai hanno 2 mesi e stanno prendendo le loro nuove case. Senti, mi hai raccontato che prima hai salvato questo Rottweiler, sì. ma prima avevi un altro allevamento? No, prima, amavi cani o... Prima avevo un solo pastore tedesco, un grigio da lavoro. Mi divertivo a fare... Vieni, intanto andiamo. A fare un po' di cosine così, addestramento sul lavoro, quelle cose lì. Però di allevamento è solo da quando ho iniziato con i Rottweiler che ho iniziato ad allevare. Che differenza ha il Rottweiler come razza rispetto agli altri cani? Rottweiler è una cosa stupenda, perché il Rottweiler ti esprime tutto quello che ti deve esprimere. Appena ti vede, per lui sono baci e abbracci. È un cane molto forte, un cane che sa quello che deve fare, è un cane che esprime già solamente con lo sguardo la sua possenza, la sua dominanza. Però col padrone è un cane che io non cambierò mai più. Qui invece abbiamo questo... Questa qui è la Dora. Questa qui è una figlia di Attila. Attila è di Attila qua. Attila è il papà di è là, il papà. Che adesso è diventato nonno con questa cucciolata qui. Allora inquadriamo il nonno, aspetta, andiamo dal nonno. Ecco, questo splendido esemplare è il nonno. Attila, vieni qua. Questa è un'altra figlia di Attila, che è Yvonne, una cucciolotta di 9 mesi. Senti, ma questa storia che Rottweiler è una razza, come dire, aggressiva, violenta, cioè innanzitutto esiste questa considerazione da fare sui cani o è una palla? Cioè? Questi cani qui sono come le persone. Se una persona cresce in violenza, diventa violenta. Loro, se crescono in una certa maniera, capiscono le cose che devono fare, è un cane che non ti comporta la violenza. E coi bambini come se la cavano i Rottweiler? Coi bambini bisogna far capire al bambino fino a dove deve arrivare. Il cane bisogna calcolare che sono cani forti e grossi, quindi basta una zampata e il bambino gli può far male. Quindi bisogna far capire al cane e al bambino una convivenza, dopodiché non si hanno problemi, ma soprattutto è un'educazione dei due componenti della famiglia. Ok, chi è che abbiamo lasciato fuori nel nostro... La bulla. Bulla? Ecco. Questa qui è la bulla, la futura mamma. Quanti... Una cagna di 4 anni. Questa è la erede di Maia. Ma hanno dei caratteri ben precisi e differenti? Sì, dipende molto dall'accoppiamento che uno fa. Il carattere del maschio, il carattere della femmina. Mischiando le linee di sangue diverse cambia il tipo di carattere, cambia il tipo di grandezza, di pelo, ci sono degli standard di razza, seguiamo molto lo standard di razza, però ogni cucciolata è una cucciolata diversa, ogni volta è un'esperienza nuova. Quanti cuccioli fanno? Dipende, un minimo di solito sono 7,
7, 8, poi si arriva anche a 14. Tanti così. Questa qui è proprio una cucciolona. Sì, questa qui ha una voglia di giocare. Che stai tirando giù il braccio. Questa qui ha sempre voglia di giocare. Spazi aperti, appartamento, casa. Uno che volesse un Rottweiler, che consigli dai? Sì, si abitua un po' dappertutto. Un cane che bisogna fargli capire bene la casa e il fuori, devi abituarlo in tutte e due le sue circostanze. Dentro casa deve avere un certo tipo di comportamento, fuori è un cane che non soffre il freddo, è un cane che gli piace stare sotto la neve, è un cane comunque che arriva dai paesi freddi, perché è un cane nato in Germania. Mm-hmm. E così bisogna mantenerlo. Non umanizzarlo troppo, perché poi dopo ci sono i problemi che perde il pelo, che hanno tutti un po' così. Sono cani, il più fa freddo più a loro gli piace. In questa stagione qui sono ridotti brutti, perché il pelo si rovina, perché fa troppo caldo. Passerà anche l'estate e si ricomincia ad avere un po' la loro temperatura che gli piace. Sì, poi quest'anno hanno avuto caldo. Hanno avuto caldo anche i cristiani. Senti, possiamo entrare in qualche recinto che si creano. Così li andiamo a conoscere da vicini, intanto continuiamo a chiacchierare. Eccoci qua, così entriamo. Entriamo proprio. Opla. Nella misma. Bulla, vieni, bulla. Senti, un'altra curiosità, quando si avvicina qualche futuro padrone e ti chiede il cane, tu consigli di fare un addestramento? Sì, perché molte volte si parla di addestramento che è più necessario al padrone che al cane. Sì, per insegnare sia al padrone che al cane a comportarsi. Un addestramento base, un'ubbidienza. Io non consiglio mai a un privato di portare il cane all'attacco, a fare cose che noi che facciamo gare facciamo. Perché comunque, se poi dopo uno non sa gestire il cane, diventa una cosa problematica. Ecco, qua vediamo però, che arrivano. Attila, vieni. Però dicevi? Però l'ubbidienza, la base dell'ubbidienza bisogna sempre dargliela. Chiaro. Ci sono campi di addestramento anche qui a Biella, più o meno buoni. Quello che mi appoggio io è un buon campo con un buon addestratore. Si riescono a fare delle belle cose ed educare bene il cane, insegnare al padrone come portare a spasso un cane. Senti, l'impatto che ho avuto, che è stato molto positivo, è proprio quello che vengono tutti a leccare, sono tutti contenti di vedere. Sì. Adesso lì inquadriamo, ecco, questo è lo staff di 015 bloccato dai cani nel festeggiare. Cioè, io che non sono un conoscitore della razza Rottweiler, non pensavo a cadesse questo. Mai questo pregiudizio? Cioè, cosa hanno fatto sti Rottweiler in giro per il mondo per avere questo pregiudizio? È che se un bastardino morde qualcuno non lo dice nessuno, perché non fa notizia. Se un Rottweiler morde qualcuno, già solamente il nome, uno si spaventa a sentire Rottweiler. Il fatto che hai un allevamento comunque così curato, pulito, con dei cani, influenza il carattere del cane stesso? Diciamo che influenza sul tipo di familiare di queste cose qui, cioè che uno entra dentro, il cane non va a mordere, non fa casino, perché io vivo con loro, praticamente io sono qui 12 ore su 24, io sto con loro, se mi capita un parto un po' più difficile a volte dormo con la cagna, per stare sempre insieme ai cani. Ma pensa a te, Emanuele, senti, notiamo dalle tue parole una grande passione, un grande amore, e, come dire, ci auguriamo che tutti coloro che avessero, volessero un Rottweiler o un cane in generale abbiano la tua passione. Bisogna avere la passione, bisogna averla, perché se no, se uno dovesse guardare solamente su un allevamento, un fatto economico, non potresti mai avere dei cani così, cioè cani che vanno d'accordo con tutti. A me è capitato di trovare dei lager al posto di trovare degli allevamenti. Mi è capitato di trovare persone che vogliono solamente sfruttare il cane e guadagnarci. Io no, io queste cose qui non mi piace farle e non le farò mai. Allora, Emanuele, visto che tu sei amante dei cani, allevatore di cani, hai salvato un cane, insomma, da una morte che era anche una considerazione un po' eccessiva e prematura, noi vorremmo dare un messaggio, visto che siamo ad agosto, la gente va in ferie contro l'abbandono.
Sì, come tante volte ho già fatto anche tramite Facebook e queste cose qui, cercare di trovare una pensione, trovare qualcuno, anche basta solamente un amico, dargli il cane 15 giorni non è che costa tanto, prendi un sacco di mangime, glielo dai e lui ti guarda il cane, come faccio io adesso con la Dora, i padroni sono andati in ferie e lei sta qui 15 giorni. Quando arriverà se ne ritornerà a casa dal suo padrone. Perché comunque c'è la possibilità. C'è sempre la possibilità, basta volerlo. Uno che vuole abbandonare il cane perché lo vuole abbandonare. Ah beh, certo, è vero. E diciamo purtroppo arriva Natale, si regala il cucciolo. Dopodiché arriva agosto, si abbandona il cucciolo. E tante volte funziona così. Il regalo di Natale non deve essere una vita. La vita deve essere un'altra cosa. Beh, chiaro. Va bene, con questo messaggio vi salutiamo.